Amici di Voci dal Cilento, ben trovati all'appuntamento con l'informazione dalla Valle del Calore e dalla zona degli Alburni. Torniamo ad occuparci di sanità e in particolare dell'ospedale di Roccadaspide. Recentemente è stato pubblicato sul Burk il piano ospedaliero. Queste sono le novità che riguardano Roccadaspide, ma c'è un accenno nel servizio che segue anche alla situazione prevista per gli altri ospedali della provincia di Salerno. Era già arrivata l'ufficialità, ma ora c'è la certezza circa il futuro dell'ospedale di Roccadaspide e finalmente la strada verso l'affermazione del diritto dei cittadini alla salute sembra essere tutta in discesa. Nei giorni scorsi, infatti, è stato pubblicato sul BURC il piano regionale di programmazione della rete ospedaliera, che presenta importanti novità per tutti gli ospedali della provincia di Salerno, per i quali è previsto un incremento di posti letto pari a 3,52 posti letto per 1.000 abitanti. All'ospedale di Roccadaspide sono stati assegnati i 50 posti che erano stati prospettati. È la prima importante conferma che l'ospedale non solo non verrà impoverito come qualche volta si è temuto, ma verrà potenziato. Ma la novità più importante è che il piano individua un nuovo DEA di primo livello attraverso l'integrazione funzionale degli ospedali di Eboli, Battipaglia e di Roccadaspide che conservano le funzioni di pronto soccorso. Al Presidio di Eboli orientato all'area cardiologica perché dotato di emodinamica e quello di battipaglia orientato all'area materno-infantile viene annesso all'ospedale di Roccadaspide con chirurgia generale medicina generale, ortopedia e riabilitazione il piano prevede anche la realizzazione a Roccadaspide di un ospedale di comunità. Queste le novità che riguardano gli altri ospedali previsti interventi di edilizia sanitaria, la ristrutturazione del blocco operatorio del RU Interventi per la messa a norma delle strutture di Oliveto Citra, Vallo della Lucania, Nocera Inferiore, Battipaglia ed Eboli. All'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona, a cui sono accorpati il San Leonardo, il da Procida di Salerno, il Fucito di Mercato San Severino, l'Italia Giordano di Castiglione e di Ravello viene accorpato il Santa Maria Incoronata dell'Olmo di Cava de Tirreni. Tra gli aspetti più significativi, il fatto che l'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona. Resta dea di secondo livello e i presidi di Vallo della Lucania, Nocera Inferiore e Scafati restano dea di primo livello. Vengono confermati quali Ospedale con Pronto Soccorso Oliveto Citra, Sarno, Polla e Sapri. Gli ospedali di Mercato San Severino e di Cava dei Tirreni permangono come sede di pronto soccorso collegati al dea del Ruggi. Il plesso di Sant'Arsenio diventa struttura territoriale ed ospita un ospedale di comunità. Restiamo a Roccadáspide per parlare dell'ufficio del giudice di pace che è stato menzionato nella relazione della Presidente della Corte d'appello di Salerno in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. La sede dell'ufficio è adeguata, gli spazi sono sufficienti ad ospitare il gran numero di avvocati e di parti che quotidianamente lo frequentano. Sono solo poche righe, ma danno l'idea dell'adeguatezza della sede dell'ufficio del giudice di pace di Roccadaspide. A rimarcarlo è una voce autorevole, il presidente della Corte d'Appello di Salerno, Iside Russo, che in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario ha presentato la relazione sull'amministrazione della giustizia nel della Corte di Appello di Salerno. Nel documento il Presidente sottolinea che per quanto riguarda l'ufficio di Roccadaspide i giudici dispongono delle necessarie aule. I faldoni sono sistemati ed in ordine avendo tra l'altro l'ufficio un ampio locale dedicato all'archivio. Per quanto riguarda il superamento delle barriere architettoniche, l'ufficio è dotato di ascensore. A Roccadaspide sono diversi i servizi erogati. Dal 1 gennaio 2017 gli utenti hanno la possibilità di accedere al sistema informativo della giustizia tributaria, le notificazioni e le comunicazioni vengono effettuate a mezzo pec da due anni. Da marzo 2017 è attivo il protocollo informatico e attivo il servizio di rilascio certificato dei carichi pendenti casellario giudiziale. Sono caratteristiche che rappresentano l'efficienza dell'ufficio di Rocca d'Aspide che negli anni ha dato ragioni all'amministrazione comunale sui motivi della lotta per il mantenimento Dell'ufficio che si è conclusa solo nel 2014, anno in cui è stato definitivamente scongiurato il rischio che il servizio venisse soppresso nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria. Un presidio divenuto negli anni punto di riferimento per la popolazione di Roccadaspide e dell'intera Valle del Calore, al quale fanno capo circa 25.000 utenti. Ci spostiamo a Castel San Lorenzo, dove l'amministrazione comunale retta da Giuseppe Scorza ha recentemente approvato uno studio di fattibilità tecnico-economica per i lavori alla Casa Comunale. Il Comune di Castel San Lorenzo ha approvato in giunta lo studio di fattibilità tecnico-economica per i lavori di miglioramento sismico dell'edificio che ospita la Casa Comunale, che prevede una spesa complessiva di 930.000 euro. I lavori prevedono, come suggerisce il titolo del progetto, inserito nell'elenco delle opere pubbliche 2018-2020, il miglioramento sismico della struttura ai fini di una maggiore sicurezza della stessa e una generale riqualificazione delle Edificio con la sostituzione degli infissi e la previsione di un vano ascensore per il superamento delle barriere architettoniche. Inoltre è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico per l'efficientamento energetico dell'edificio. La casa comunale è stata realizzata negli anni '70 e non aveva fino a questo momento subito significative variazioni, fatta eccezione per un intervento alla copertura. Il progetto consentirà di apportare delle modifiche alle. L'edificio alto 18 metri che si trova nel centro storico del paese, migliorandone anche l'aspetto estetico. A Felitto l'amministrazione ha approvato il progetto per la sistemazione della strada comunale San Vito Serre. Migliorare i collegamenti con i comuni di Bello Sguardo e Laurino. Questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Felitto, retta da Maurizio Caronna, che ha approvato in giunta il progetto esecutivo per l'adeguamento e il ripristino della strada comunale San Vito Serre per un importo di 1.400.000 euro. Il prossimo passo sarà quello di intercettare finanziamenti comunitari o regionali per la realizzazione dell'opera, un'opera strategica perché consentirebbe di migliorare migliorare la condizione di una strada che è sì comunale, ma che riveste una grande importanza perché collega tra loro i tre comuni e quindi accorcia le distanze tra i paesi della Valle del Calore. Tra l'altro si tratta di una strada molto utile ai cittadini di Felitto che spesso si recano in località San Vito dove è presente la cappella dedicata al santo patrono. La strada in questione attraversa per vari chilometri il territorio di Felitto prima di allacciarsi con la strada strada provinciale Iscatufolo che può condurre sia verso i comuni dell'Alta Valle sia verso quelli degli Alburni. Ritorniamo a Roccadaspide in chiusura di questa puntata di Voci dal Cilento per parlare di carnevale ed in particolare della speciale festa che ha visto protagonisti gli alunni della scuola dell'infanzia di Roccadaspide e i loro nonni. Archiviato il clima di festa ed euforia tipico del Carnevale, è tempo di bilanci per l'Istituto Comprensivo di Roccadaspide, che proprio in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale ha promosso un'altra iniziativa che ancora una volta ha chiamato a raccolta i nonni dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia. Una formula di successo che è stata già sperimentata in due precedenti occasioni, alla festa dei nonni ad ottobre scorso e successivamente nel periodo natalizio, in occasione della festa per il carnevale, i nonni dunque sono entrati nuovamente nelle scuole per una mattinata di gioco all'insegna delle tradizioni del passato. Infatti, l'obiettivo del personale scolastico e, in primo luogo, della dirigente dell'istituto comprensivo, Rita Brenka, è stato quello di far divertire i bambini con la presenza rassicurante dei nonni, ma soprattutto far capire loro quali erano i giochi che i loro nonni da bambini praticavano e come i bambini di un tempo riuscivano a divertirsi. Ugualmente con il poco che avevano a disposizione, come nelle altre occasioni, quindi, la partecipazione dei nonni alla vita scolastica dei loro nipotini non è stata fine a se stessa, ma è servita a rivalutare ancora una volta la loro figura e a trasmettere un messaggio costruttivo ai bambini. Ancora una volta, la scuola dimostra di essere in continua evoluzione, in continua crescita e in continua apertura verso il mondo esterno. Una scuola che punta al futuro, ma rimanendo sempre ancorata al passato e quindi alle tradizioni e ai valori, oltre che alla cultura che rappresenta la culla della società. Con questa nuova esperienza la scuola ha voluto dare la possibilità ai bambini di conoscere, sperimentare e riflettere sui momenti ricreativi del passato che ancora oggi possono essere riproposti per la loro ricca funzione formativa. Ed è tutto per questa puntata di Voci dal Cilento. Vi invito a rivederla sul nostro sito vocidalcilento.it e a seguirci su Facebook e Twitter. Grazie per l'attenzione e a presto!